Nuovo look per il porto di Fano che in poco tempo cambierà completamente il suo aspetto. Dopo l'avvio del cantiere per la strada che condurrà a Marina De Cesare, il presidente di Marina Group, Federico Giommi, e l'architetto Pierluigi Floris hanno illustrato l'intero progetto che dopo un lungo iter burocratico prenderà vita a Sassonia di Fano. Abbiamo iniziato il cantiere, i primi di agosto, ma in realtà le opere sono iniziate i primi di settembre proprio per evitare, diciamo, di disturbare la stagione balneare nel mese di agosto. A progetto i lavori dovrebbero terminare entro 9 mesi. Confidiamo nel fatto di poter terminare anche in un tempo più breve, quindi comunque per la primavera prossima tutto dovrebbe essere completato. Quali sono i lavori complessivi previsti? Allora, i lavori complessivi previsti in questo momento sono quelli delle opere di urbanizzazione. Per intenderci, guardando la planimetria, sono quelli riquadrati dal rettino giallo che prevede l'inizio della strada dall'attuale collegamento lato ex tabulario, che poi con una rotonda arriva sulla perimetrale lato Sassonia per ricollegarsi ai parcheggi attuali del Marina dei Cesari. Le opere di urbanizzazione comprendono quindi l'impianto stradale, ma anche tutti i sottoservizi, quindi impianti fognari, acquedotto, gas, telecom e quant'altro. Poi ci saranno dei lavori che verranno effettuati invece sulla passeggiata dell'Esi. Esatto, a seguire le opere di urbanizzazione strada vera e propria si attiverà invece un sistema d'arredo che in qualche maniera dovrà ingentilire quella che è la passeggiata dell'Esippo tramite dell'alberatura d'alto fusto e un sistema di rampicanti, nonché la realizzazione di alcune terrazze, che sono delle piccole piazzole, che allargheranno la passeggiata lato mare e quindi dei luoghi di sosta e di contemplazione di quella che è la natura marina, per intenderci. Dopo la realizzazione di queste opere verranno edificati i capannoni, divisi in un polo produttivo legato alle attività della pesca e filiera e uno a quelle della cantieristica. Si pensa inoltre alla possibilità un domani di pedonalizzare il porto, creando una continuità fra Lido e Sassonia. Soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato l'importanza dell'intero intervento come una risposta al tessuto economico e produttivo della città. Questa è una prima tappa di un percorso che andrà a qualificare completamente nelle sue varianti il porto. Un porto che ha la pesca, la cantieristica e il porto turistico. Tre potenzialità che si traducono poi anche in posti di lavoro, in economia che gira, e quindi come sindaco non posso che essere soddisfatto. L'impostazione che ho avuto sempre dare quella, fare squadra tra pubblico e privato, e questi sono i risultati. A questi poi aggiungeremo anche i risultati con il dragaggio che a giorni partirà. Ad intervenire oggi è stato anche l'ex presidente del gruppo Massimo Minnella, che ha definito l'iter un vero e proprio calvario burocratico che la società ha dovuto subire e che spesso, secondo Minnella, ha prestato il fianco a qualche strumentalizzazione di quei soggetti che non erano favorevoli o che avevano interessi diversi all'interno del porto. Oggi, ha detto orgoglioso, è stata data finalmente una risposta a quest'area produttiva sulla quale tanti imprenditori non hanno mai smesso di credere. Siamo grati sia all'amministrazione che ha dato un input di accelerazione alla definizione di questa fase di progetto, sia a quegli imprenditori che hanno tenuto duro e sono rimasti fedeli al progetto iniziale e quelli che stanno addirittura facendo programmi di potenziamento. Quindi questa è l'ultima carta che ci giochiamo per trattenere a Fano investimenti importanti nel settore della nautica. Il vicepresidente di Marina Group invece, Tonino Giardini, oltre a porre il problema del futuro del laboratorio di biologia marina, visto che l'Università di Bologna intende trasferire tutto a Ravenna, considera questa grande opera un'importante occasione per il rilancio del settore della pesca a Fano. Queste strutture potrebbero essere il rilancio perché ci darebbero la possibilità di creare opifici all'interno dei quali si possono strutturare attività di servizio, di lavorazione, di venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori di pesce, che non sono più quelle di 30-40 anni fa. Un rilancio va fatto, noi crediamo molto sul mercato. Poco sarà quello che preleveremo dal mare, sempre meno forse, ma lo dovremmo valorizzare.